Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6, giornata del ricordo e del dolore, quella di oggi per la dodicesima ricorrenza del sisma dell'Aquila. Cerimonia ridotta ieri sera a causa della normativa anti-Covid, ma non sono mancati momenti toccanti per commemorare le 309 vittime. Il servizio. Nel dodicesimo anniversario del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 resta straziante il dolore per il ricordo delle vittime. Una cerimonia, quella avvenuta ieri sera, che è stata per forza di cose condizionata dalla normativa anti-Covid, che ha impedito per il secondo anno consecutivo lo svolgimento della fiaccolata per le vie del centro storico. Non sono mancati invece i 309 rintocchi delle campane in memoria delle 309 vittime e poi ancora l'accensione di un simbolico braciere da parte di un vigile del fuoco posizionato davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio e sempre da Piazza Duomo, cuore del centro storico ed esempio di una ricostruzione efficace, un fascio di luce che si è stagliato verso il cielo. Nonostante le restrizioni, dunque, emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione. Nel segno del ricordo, ma anche della speranza, sia per la rinascita della città, sia per un epilogo positivo della pandemia, all'Aquila si è chiuso nella serata di ieri il programma ridotto della cerimonia. Oltre al vigile che ha acceso il braciere, in una piazza Duomo praticamente deserta, erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola, in rappresentanza dei comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e il cardinale Giuseppe Petrocchi. Proprio l'arcivescovo metropolita dell'Aquila, nel corso dell'omelia pronunciata nel pomeriggio di ieri, durante la funzione religiosa officiata nella Chiesa delle Anime Sante, aveva detto: "Il dramma del terremoto ha reso ancora più popolo la gente aquilana. La comune tragedia, affrontata insieme, ha stretto con nodi inscindibili il mutuo senso di appartenenza. Quando un trauma che deriva da una calamità generale colpisce una popolazione, viene vissuto in modo frammentato. Ciascuno lo porta per conto suo o per aggregati sparsi. Invece, dove c'è popolo, il dramma è condiviso, vissuto da tutti e da ciascuno in modo diverso, ma universale." Nella mattinata di oggi, sindaco, prefetto e arcivescovo hanno partecipato alla cerimonia commemorativa organizzata all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. Poi a mezzogiorno Biondi, il presidente della regione Marco Marsiglio, un rappresentante del comitato dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant'Angelo Domenico Nardis, in rappresentanza dei comuni del cratere, si sono ritrovati davanti al sito della Casa dello Studente in via 20 Settembre per un altro significativo momento del ricordo in uno dei luoghi simbolo della tragedia. Questo è uno dei simboli probabilmente tra i più dolorosi, perché quando colpisce i ragazzi naturalmente il dolore è ancora più intenso, però l'intera città dell'Aquila e tutto il cratere sismico, decine e decine di comuni furono devastati e le ferite ancora si vedono a occhio nudo, nonostante una ricostruzione che sta finalmente decollando, si comincia a rivedere. È una città restituita alla vita, palazzi che tornano a splendere di una bellezza che in alcuni casi da secoli non esprimevano più, quindi questo ci aiuta a sperare, a guardare al futuro con ottimismo, nonostante anche questo anno durissimo di pandemia che ha aggravato una situazione socio-economica già difficile da affrontare. Però siamo sempre stati capaci di risollevarci, lo spirito di questa città e di questo territorio è indomito e indomabile, e quindi sono sicuro che sapremo andare avanti e che il futuro ci riserverà grandi prospettive e soddisfazioni. Cambiamo pagina, la campagna vaccinale anti-Covid dell'ASL di Teramo non si è fermata nemmeno a Pasqua e a Pasquetta. In questi 2 giorni sono state vaccinate in provincia circa 2.000 persone. All'ospedale Mazzini in particolare hanno ricevuto il vaccino in 200 tra dializzati e i loro caregiver. Il servizio di Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo festeggia la Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo effettuando circa 2.000 vaccinazioni anti-Covid sull'intero territorio provinciale. Una campagna vaccinale che non si è fermata nemmeno per le festività, decisione assunta dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria teramana e dalle direzioni di presidio che hanno a Pasqua e a Pasquetta lavorato a pieno ritmo.
In particolare all'ospedale Mazzini di Teramo, dove in questi due giorni sono state inoculate dosi a circa 200 persone tra dializzati e i loro caregiver. È importante che abbiamo dato continuità all'attività vaccinale per dare un segno, come possiamo dire, tangibile che la nostra ASL è impegnata su tutti i fronti appunto per debellare questo virus. E abbiamo ritenuto opportuno non interrompere in questi giorni la vaccinazione. Difatti sia nella giornata della Pasqua che ieri vaccineremo non solo qui all'interno dell'ospedale ma anche in comuni del territorio. Giorni di festa per tutti e anche per gli operatori sanitari. Per questo i vertici dell'ASL di Teramo hanno deciso di far riposare il personale e di impiegare per la vaccinazione di Pasqua e Pasquetta solo le figure apicali e i dirigenti operativi dell'azienda. L'obiettivo è quello di testimoniare con le figure apicali che magari qualcuno pensa stanno sempre seduti dietro una scrivania, invece c'è stata questa volontà di essere presenti in due giorni che significativi come può essere quello di Pasqua e Pasquetta. Ci sono anche tutti i dirigenti, capodipartimento delle varie unità operative, perché appunto è importante testimoniare che la vaccinazione è determinante per uscire da questa situazione, per far sì che questa pandemia possa terminare. Bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinare tutti, bisogna vaccinarlo in un tempo ristretto, ecco perché anche Pasqua e Pasquetta non si poteva segnare il passo, ma di fatto non l'abbiamo fatto perché siamo oggi qui, così come ci siamo stati nel giorno di Pasqua, a vaccinare. Il cronoprogramma della vaccinazione anti-Covid previsto dall'ASL di Teramo da questo momento accelera. Sono previste 2.500 dosi al giorno e la discesa in campo dei medici di base. Domani anche in Abruzzo riapriranno le scuole, il suono della campanella arriverà fra timori e speranze. A Chieti l'amministrazione Ferrara è al lavoro. Paolo Renzetti. Domani riapriranno le scuole nella nostra regione. A Chieti l'amministrazione comunale è già al lavoro da diversi giorni per non farsi trovare impreparata, sindaco, questa giornata che è comunque una giornata importante. Voi avete competenza sulle scuole primarie, sui nidi, le elementari, qual è la situazione? Allora, la situazione generale per quanto riguarda la pandemia a Chieti è buona. Da 5 settimane abbiamo dati dei contagi in continua discesa o comunque in un ambito numerico costante. Nell'ultima settimana, la settimana santa, abbiamo avuto nei 7 giorni un totale di 62 contagi, con una prevalenza di 123 casi su 100.000 abitanti e di conseguenza ben al di sotto della soglia di allarme, che è di 250 casi su 100.000 appunto abitanti. Quindi diciamo che è una situazione assolutamente tranquilla e in obbedienza al decreto ministeriale di riaprire le scuole nelle zone arancioni, io ho seguito la prassi istituzionale e di conseguenza tutte le scuole di pertinenza comunale saranno aperte, nella speranza che tutte le norme di prudenza vengano, come è stato fatto anche in precedenza, ottemperate a livello scolastico e nella speranza appunto che non ci sia un'elevazione dei contagi. Comunque era anche giusto ed è giusto che i ragazzi, i bambini e i ragazzi delle medie tornino ad una vita sociale importantissima per la loro età. Penso che si sia arrivato all'80% della popolazione intera scolastica e questo è già un dato importante e confortante. Ripeto, se le norme di prudenza e di sicurezza vengono mantenute, vengono perseguite con zelo, non penso che ci debbano essere ulteriori pericoli per i nostri ragazzi e per i nostri bambini.
Sono circa 30 le persone contravvenzionate dai carabinieri della Compagnia di Pescara nel corso dei controlli effettuati sul territorio la scorsa settimana. Verificato il rispetto delle misure anti-Covid, c'è stato anche un arresto per maltrattamenti in famiglia. Vediamo. Sono state oltre 500 le persone controllate durante i giorni di festa appena trascorsi dai carabinieri della Compagnia di Pescara nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. Più di 30 le persone contravvenzionate per violazioni in materia di contenimento del fenomeno pandemico, contestata una guida sotto influenza dell'alcol, arrestato in flagranza un giovane per maltrattamenti in famiglia. L'operazione è stata portata a termine nel corso della Settimana Santa, ha interessato tutti i comuni della giurisdizione della Compagnia dei Carabinieri di Pescara, oltre alla città capoluogo, anche i comuni di Spoltore, Cappelle sul Tabo, Cepagatti e Pianella, ed ha visto l'impiego massiccio di pattuglie dislocate nei punti nevralgici delle principali vie di comunicazione e nei centri abitati. In particolare a Pescara sono state elevate 23 sanzioni per violazione alle disposizioni in materia di contenimento del fenomeno pandemico a persone di età compresa tra i 20 e i 35 anni per non aver rispettato il divieto di spostamento infracomunale, non aver rispettato l'obbligo di permanenza in casa dalle ore 22 alle ore 5 e l'obbligo di indossare la mascherina. 5 le violazioni contestate dai carabinieri della stazione di Pianella, 4 da quelli della stazione di Spoltore. L'arresto in flagranza eseguito per il reato di maltrattamenti in famiglia è stato invece eseguito sempre dalle gazzelle del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara a seguito di una segnalazione arrivata da una donna che, rifugiatasi in camera da letto per sfuggire all'ira del compagno, con il proprio cellulare ha contattato il 112. L'uomo, che aveva sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno bloccato nell'androne delle scale mentre si stava allontanando dal palazzo. Notte di Pasqua movimentata a Teramo, dove gli agenti della Volante hanno fermato intorno all'una 5 cittadini romeni, tutti barcollanti nei pressi dei giardini di Piazza Garibaldi, che oltre all'evidente stato di ubriachezza stavano violando la disposizione sull'obbligo di rimanere in casa dalle 22 alle 5. Chiesto l'ausilio di altri equipaggi, i poliziotti con non poca fatica sono riusciti a portare in questura i 5 uomini che da subito hanno iniziato ad avversare e rifiutare ogni forma di identificazione. Uno di questi ha poi ripetutamente tentato di spintonare i poliziotti per sottrarsi agli stessi, richiedendo così una vigilanza particolarmente attenta per evitare la fuga. L'uomo ha minacciato gli agenti, tentando poi di coinvolgere nella reazione violenta gli altri 4 cittadini romeni. Così per alcune ore si è reso necessario tenerli sotto controllo e per il più irrequieto, che ha proseguito nelle invettive, si è reso necessario l'intervento del 118. Il 32enne dimorante a Teramo, a conclusione dei controlli, dopo essere stato riportato alla calma, è stato denunciato per resistenza, minaccia grave e rifiuto di fornire le proprie generalità. Al giovane sono state poi contestate le sanzioni amministrative per ubriachezza, molestia e per violazione delle disposizioni anti-Covid. Altrettante sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti degli altri 4 cittadini romeni, tutti tra i 24 e i 40 anni con cui il 32enne si trovava. L'amministrazione comunale di Chieti ha presentato questa mattina in conferenza stampa le novità riguardanti la politica ambientale dell'ente, che punta alla lotta ai cambiamenti climatici. Ha presentato anche un ordine del giorno in consiglio comunale della consigliera De Luca. Vediamo. Si parla di ambiente, avete grandi idee per quanto riguarda la città di Chieti, c'è anche questo cambio di denominazione, se così possiamo dire, da assessorato all'ambiente a assessorato alla transizione ecologica. Che significa? Sì, in pratica questo ordine del giorno nasce proprio dalla constatazione di come questi cambiamenti climatici siano diventati veramente un tema fondamentale. E quindi anche nel nostro piccolo, anche a livello locale, si sta prendendo sempre più interesse verso questi temi, e già visto che anche nel programma di mandato del sindaco, che infatti ha recepito subito questo ordine del giorno, si parla appunto di sostenibilità all'ambiente. E con attenzione a ciò che comunque non vada a causare ancora di più il degrado ecologico degli ecosistemi. E con questa mozione diciamo che l'amministrazione si impegna a mettere in atto delle scelte politico-amministrative volte proprio ad azioni concrete che non vadano a aumentare le emissioni di CO2 o
perlomeno quelle azioni che possano migliorare e incrementare tipo il verde urbano, la mobilità sostenibile, la ciclabilità, con un'attenzione alla salute dei cittadini, perché solo insieme con una corretta e concreta azione verso l'ambiente è possibile migliorare diciamo così, la qualità della vita di tutti. Quindi nel nostro piccolo, con questa dichiarazione, si cerca di sensibilizzare appunto la cittadinanza a porre in essere tutte quelle azioni che possono migliorare la qualità della vita, a iniziare per dire da un uso corretto della differenziata o un risparmio dell'acqua, degli alimenti, cioè tutte quelle azioni che servono a avere un corretto uso più responsabile delle risorse di cui usufruiamo. Un nuovo modo di guardare al turismo, questo è l'obiettivo della Federazione del Turismo Esperienziale nata in Confesercenti, vediamo. Oggi in Confesercenti si presenta questo progetto, un progetto ambizioso sul turismo esperienziale. Presidente, quali sono gli obiettivi e come è nata questa idea? Ma innanzitutto bisogna ringraziare Confesercenti Abruzzo che ha avuto la determinazione, una visione lungimirante, nonché necessaria per la nostra regione che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita oggettiva ed esponenziale del turismo attivo ed esperienziale. Mancava, come dire, una rappresentanza autorevole e, come dire, efficace per tutto quel mondo di quei professionisti, quelle figure che a vario titolo, ma comunque qualificati, operano e cercano di offrire in maniera integrata e qualificata la migliore proposta di turismo attivo in Abruzzo e per l'Abruzzo. Tauci, oggi si parla di turismo esperienziale, ma il turismo in generale è un settore fondamentale per la nostra regione. Voi come Confesercenti puntate molto su questo? Assolutamente sì, è il business più importante, è l'economia più importante della nostra regione, perché è quell'economia che fa comunque vivere un territorio. Puntiamo tanto sul turismo, in questo momento stiamo attivando una nuova federazione per tutto quello che è tutta quella che è l'esperienza che si fa all'interno del nostro territorio. È un momento importante perché, come diceva poc'anzi il presidente Paolo Setta, è il modo per far confluire all'interno di una federazione tutte quelle professionalità che oggi servono per far vivere il turismo. Infatti uno dei primi obiettivi di questa federazione è la lotta all'abusivismo, perché abbiamo una forte concentrazione di persone che la mattina si svegliano e pensano di poter accompagnare turisti in giro per l'Abruzzo. Così non va bene, perché si crea un doppio danno al turismo, si fanno tornare i turisti a casa senza quella giusta esperienza, ma soprattutto si crea anche un danno di carattere erariale. Quindi è una federazione che vuole accogliere tutti, perché c'è bisogno di un sistema che sia a rete di tutta una serie di professionisti. Il turismo in questo momento ha bisogno anche di questo, perché l'Abruzzo non è seconda a nessuno per territorio, quindi dobbiamo solo saperci organizzare bene. Ora la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B. Al culmine di una buona prova il Pescara pareggia a Monza e continua a sperare nella rimonta salvezza. Torna al gol dopo un girone intero Seter che risponde alla rete del monzese Frattesi. Unica nota stonata la distorsione alla caviglia patita da Galano. A inizio partita il giocatore è in forte dubbio per la gara di Brescia di sabato. Vediamo il servizio e le dichiarazioni dei due allenatori Grassadonia e Brock. Esce dal U-Power Stadium di Monza con un pareggio il Pescara, che continua a restare aggrappato alla speranza dei play-out. Gara di sostanza e ben giocata per i biancazzurri in terra lombarda, dove hanno tenuto testa per gli interi 90 minuti alla corazzata biancorossa. Giusto l'1-1 finale, con il pensiero però già rivolto alla gara di sabato prossimo a Brescia, dove il Pescara dovrà provare a portare l'intera posta a casa. Grassadoni ancora in emergenza, conferma per 10 undicesimi la squadra vittoriosa con il Pisa. L'unica novità riguarda l'impiego dell'ex Macina al posto
posto di Maestro. Squadra in campo con il 4-3-3, i Brianzoli rispondono con il 4-3-2-1. Dall'inizio c'è in attacco Boateng, al sesto angolo di Galano e colpo di testa di Sorensen che mette di poco sopra la traversa. Gara subito godibile, giocata a buon ritmo. Al 12° Armellino dai 30 metri tira di potenza andando a colpire la traversa nei pressi di Fiorillo che poi riesce a bloccare la sfera. Un minuto dopo Galano, colpito in precedenza duro da Carlos Augusto, è costretto ad uscire sostituito da Vokic. Un contrattempo non da poco per gli abruzzesi, costretti ad una prima sostituzione forzata. Al 16° Cristian Capone si inventa una conclusione velenosa a giro con il pallone calciato dall'ex atalantino che finisce sul palo. Pescara vicino al gol, parità nei legni con i biancazzurri in partita e con Odgaard pericoloso al 19° in area monzese con un tiro che fa terminare il pallone al lato. Al 22° Boateng botta sicura in area pescarese murato da Masciangelo. Sull'angolo seguente tiro cross di De Rico e palla in corner, secondo tiro dalla bandierina di fila e palla a Frattesi che di testa sblocca il risultato. Monza in vantaggio grazie alla solita ingenuità sui calci da fermo dei biancazzurri costretti così ad inseguire. 1-0 galvanizza la squadra di Berlusconi che, trovato il gol, continua ad attaccare per qualche minuto pur senza graffiare. Il Delfino quando può attacca ma allo stesso tempo cerca di non scoprirsi. Nel finale di tempo al 41° ancora Capone pericoloso con Di Gregorio che però respinge. Il Pescara spinge e poco dopo è Vokic a sfiorare la traversa con un missile dai 28 metri. Biancazzurri anche sfortunati ma in partita nonostante il vantaggio locale con il primo tempo che si chiude sull'1-0. Nel secondo tempo gli ospiti partono all'attacco, la pressione abruzzese non produce però grandi effetti con il Delfino che rischia al 19° di subire il 2-0 con Armellino che sbaglia un gol praticamente fatto a due passi da Fiorillo. Nelle Pescara subito dopo spazio a Seter per Odgaard con il 4-3-3 che resta modulo di base con il Pescara che al 24° ha l'opportunità per il pari ma su Masciangelo il portiere del Monza è prodigioso. Il Delfino gioca e spreca visto che un minuto dopo è Seter di testa a mancare di poco. Il bersaglio grosso. I biancazzurri restano in partita trovando così il pareggio al 27° proprio con Seter che approfitta di un liscio clamoroso di Pirola mettendo il pallone alle spalle di Di Gregorio per l'ex attaccante del Chievo e il gol che mancava proprio dalla gara d'andata. Pareggio meritato con i biancazzurri che possono esultare e con Grassadonia che al 36° manda in campo Gut, Fernandez e Maestro per Bellanova, Macin e Capone. Si arriva così ai minuti finali di partita senza grossi sussulti fino al 94° quando Colpani su punizione chiama alla parata, salva risultato Fiorillo. Finisce 1-1 con la squadra biancazzurra ancora in gioco. Come dico sempre, per me è sempre stata una squadra accesa, a parte il primo tempo con l'Ascoli e in assoluto la partita di Vicenza dove non ci siamo presentati, poi la squadra ha sempre avuto una sua fisionomia. È chiaro che, come dicevo la settimana scorsa, le vittorie ti aiutano mentalmente, ti aiutano in autostima, in convinzione. E non è tardi, mancano 6 partite, la squadra ci crede, lo sta dimostrando, deve continuare a lavorare perché pecchiamo ancora in tanti errori, in tante situazioni dove la squadra può migliorare, in molte letture, ma abbiamo bisogno di lavorare per ottimizzare il tutto e assolutamente vi posso garantire che ci crediamo fortemente. Ma la squadra, per quanto creato, meritava la vittoria, però purtroppo siamo sempre penalizzati da queste palle inattive e loro alla fine hanno creato la palla sempre sul calcio d'angolo per chiuderla e quindi il mio rammarico è soprattutto quello, perché manchiamo in alcune letture, manchiamo nella comunicazione, nella vocalizzazione e il particolare fa la differenza. Noi su questo manchiamo, dobbiamo assolutamente crescere, migliorare, essere attenti perché anche sul primo gol che abbiamo subito ci sono state delle mancanze gravi, molto gravi, perché dovevamo fare altro. Ringrazio la società, il presidente, il direttore per averci messo a disposizione la possibilità di rimanere su qui e quindi sarà una settimana importante, ripeto, soprattutto di lavoro perché abbiamo bisogno di quello, ci manca purtroppo il tempo per lavorare, per meccanizzare bene i movimenti, le situazioni, capire le letture e questa squadra deve continuare a crederci e soprattutto giocare al calcio perché senza di questo speri, noi non possiamo sperare, noi dobbiamo fare. Sì, purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita, a fare il secondo gol, che lo meritavamo anche. E purtroppo si sa che quando lasci la partita in bilico poi dopo può succedere qualsiasi cosa. Purtroppo è successo un episodio sfortunato di Pirola che ha sbagliato, penso, un pallone in tutta la partita perché aveva giocato una grande partita. E
peccato perché appunto si doveva e si poteva andare sul 2-0. Io penso che nell'arco dei 90 minuti ci stia anche un momento nei 90 dove magari soffre un po' anche l'avversario, e oggi è successo a tratti, però fondamentalmente avevamo comunque la partita in mano. Non siamo stati bravi a fare il 2-0, che avrebbe fatto sì che si potesse giocare una partita completamente diversa. Era molto difficile perché loro ci aspettavano nella loro metà campo, tutti chiusi con una linea da 4 e una di 5 davanti che ti chiudevano tanto gli spazi, e quindi poi si andava a perdere un po' di fiducia quando si doveva andare a creare. Poi purtroppo è successo un po' quello che non volevamo succedesse. Ora la Serie C. Dopo 3 sconfitte consecutive, il Teramo ha ritrovato sabato scorso la vittoria, superando nel finale la Turris. Soddisfatto della reazione del gruppo, il direttore sportivo Sandro Federico, che spiega quanto sarà importante recuperare tutti gli effettivi per arrivare in condizioni ottimali all'appuntamento dei play-off. Una vittoria frutto della voglia di vincere, della voglia di continuare a far bene, perché questa squadra sta facendo, secondo me, grandi cose. Contro una Turris veramente organizzata, una squadra che gioca a calcio, quindi sapevamo di affrontare anche un avversario difficile. Quindi questa vittoria ha un valore diverso. E la squadra ha risposto alla grande, ma non avevamo dubbi, l'ho ripetuto più volte in questi giorni, perché non ha mai tradito. È una squadra che non ha mai tradito le attese. Poi probabilmente qualche passaggio a vuoto c'è stato, ma credo che faccia parte anche di una normale crescita in un gruppo comunque con tanti ragazzi anche giovani. Quindi andiamo avanti per la nostra strada, siamo convinti e consapevoli che possiamo divertirci e possiamo regalarci ancora delle soddisfazioni. Ci siamo dalla prima giornata, che siamo lì in una buona posizione di classifica. Abbiamo un po' perso terreno perché è normale, sono uscite fuori anche le squadre veramente attrezzate. Noi siamo sempre lì aggrappati a questo treno, quindi la vittoria ci serviva soprattutto per arrivare ai playoff in una condizione ottimale, e credo che sia fondamentale anche grazie al recupero di Billy J, AK, Soprano e tanti ragazzi che comunque venivano da una serie di infortuni. Credo che sarà importante soprattutto arrivare con una condizione eccellente, questo che farà la differenza. Ecco perché dobbiamo affrontare al massimo queste ultime 4 partite e i playoff, perché vogliamo dimostrare a tutti di poter restare a Teramo, e perché c'è tutta la volontà e la voglia di continuare un determinato progetto. Io credo che sia quasi, ripeto, naturale. L'importante è che c'è la volontà di fare le cose per bene. Cambiamo disciplina, ora il calcio a 5. La sconfitta di Mantova di sabato scorso è costata la retrocessione in A2 alla Color Max Pescara, con una giornata d'anticipo. E sempre in A2 una Tombesi rabberciata strappa il pari a Manfredonia. Il servizio di Sergio Zappalorto. Dolorosissima retrocessione della Color Max Pescara in A2 con un turno d'anticipo. Un peccato, un paradosso. Un peccato perché i ragazzi di Palusci, ben oltre contenuti tecnici non paragonabili a quelli di tante altre squadre, forse tutte, avrebbero meritato sorte migliore. Troppe vicissitudini al di là dell'organico a disposizione. Paradosso perché, quasi un contentino del destino, il 22 aprile due compagni giocheranno, sia pure col pronostico sfavore, in Coppa Italia contro il Pesaro nei quarti. Gara nella quale, ne siamo certi, la Color Max darà conferma delle sue doti, soprattutto tattiche umane, di raro esempio. Ferma, come è noto, l'acqua e sapone unigrosse, niente super match col Pesaro capolista. In A2 una falcidiata, come al solito Tombesi, conquista nelle immagini un punto di platino sul campo della vice Manfredonia in un match in cui è accaduto di tutto. Gli ortonesi, a un soffio dai playoff definitivi, saranno arbitri della promozione in A. Sabato, intanto, trasferta non semplice ma utile a Castelfidardo. In B la Dem cade sul campo della vice capolista Molfetta, squadra che ospiterà stasera alle 19 al Palasenna per l'ennesimo recupero a caccia dell'area playoff. A riposo i tornei femminili.
A breve tutti i servizi di questa edizione del TG saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Poi vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo, il nostro settimanale curato da Jacopo Forcella, dedicato alla Serie C e al Teramo in particolare. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.